Hypocrisy.tv è in cerca di nuovi talenti da lanciare sul video. E uno di questi nuovi talenti potresti essere tu. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Gennaro, tengo 25 anni, vengo da Caserta. Ciao, sono Katia, ho 17 anni, ma li porto bene. Bella zio, io sono JJ MC. Io sono Pamela, ma tutti mi conoscono come Cuoricino 96. Bella, sono Mirko, ho 24 anni, vengo da Rozzano, ma lavoro a Quarto. Sono Tania Kimberly Rossi. Stato civile libero, ma tengo la voglione da 3 anni. Kimberly in realtà l'ho aggiunto io perché fa un po' più americano. Sono vergine, ascendente gemello, però sono figlio uno. Le mie misure sono 90... Ok, 90, 60, 90. Colgo l'occasione per salutare tutti quelli di chatforlife.org. Si può avere un microfono, per piacere? Guardi, c'è il microfono in camera, non serve. No, ma serve, più figo il mic in mano. Molto meglio. Quali sono le cose più importanti nella vita? La disco, la macchina, la tipa e il calcio. Però forse più il calcio che la tipa. Che musica ascolti? È quella che mettono quando sono sul cubo, i primi 10 minuti, perché poi non sento più nulla. Quindi che genere? È questa qua. Musica! Mi piace molto la classica. Non so, Britney Spears, George Michael. Oh, e poi tantissimo Cristina D'Avena. Sì, grandi classici. Il tuo scrittore preferito? Che? Scrittore preferito. No, io non scrivo. Che lavoro fai? Guarda, fino a poco fa rubavi i motorini, però mo oggi mi dà la patente a bim, metto a rubare pure in macchina. Io vorrei diventare un'attrice impegnata, però non impegnata nel senso un sacco di film al giorno, perché c'ho bisogno dei miei spazi. Faccio il vocalist e il ragazzo immagine di notte in disco. E di giorno? Di giorno sistemo il bordello che abbiamo fatto di notte e pulisco. Mi piacerebbe fare dei film forti. Tipo? Tipo Charlie's Angel, Catwoman, Capitan America. Guardi che Capitan America è maschio. Davvero? Ma inizia con la A? Sai recitare? Beh, nessuno si è mai accorto di niente. Ah, ho capito. No, non intendevo a letto. Oh, no, sì, ogni tanto inizio anche dalla porta di casa. Sai ballare, cantare, presentare e recitare? Le prime due sì, le altre quattro no. Quindi sai cantare ma anche contare? Sì, fino a un po'. 1000? Un po' di più. 1 milione? Un po' di meno. Infatti, milionario qua perdo sempre. Cantaci qualcosa. Ah sì, questo pezzo lo sento ieri sera alla serata. È bellissimo. We could be hero, me and you. E poi non me lo ricordo più. Ero già al terzo sbagliato e mi ricordo solo che mi hanno portato in bagno strisciando. Hai mai avuto esperienza nel mondo dello spettacolo? No, sono entrato da un club a luci rosse. Ci stavo in uno spettacolino che era bellino, ma ho sbagliato locale. Ho recitato in maschi contro femmine, donne contro trans e trans contro pervert. Nel primo film io facevo la donna che passava sullo sfondo e faceva vedere il culo. Nel secondo invece facevo la donna che passava sempre sullo sfondo e faceva vedere le tette. E la terza ho avuto anche una battuta, però non gli piaceva, quindi l'hanno doppiata. In realtà l'hanno tagliata anche nel montaggio. Cosa ne pensi del problema delle droghe nello spettacolo? È diventato un problema, si sono alzati un po' i prezzi con l'euro. Colpa di quei politici là, quelli che stanno Monte Quirinale. SPQR, quella roba lì. Spiegaci perché dovresti essere un personaggio vincente in TV. Ma ho sempre vinto, al massimo pareggiato, ai rigori. Sei una che buca lo schermo? Lascia stare, guarda, sono andata dai cinesi per far riparare lo schermo dell'iPhone. Mi ha chiesto 50 euro. E con 50 euro al ristorante cinese gli svuoto la cucina come lì. Giresti mai un film porno? Ma che re, non riesco manco a girare i filmati con l'iPhone. Che cosa vorresti fare in TV? Ma qualsiasi cosa, basta che non sia prima delle 3, devo aver tempo per far colazione. E dopo le 4 perché devo far palestra prima dell'ape. Hai vinto un Oscar, il tuo discorso? Beh, dipende, è buono questo Oscar. Grazie. Niente, grazie a voi. Bella. Ciao. Ciao. Le faremo sapere. Ok, grazie, ma per piacere non domani mattina perché ho l'after. E dopo l'after sai, colazione, poi ho l'estetista. Meglio dopo domani. Bella. Velocità, potenza e adrenalina. Per le strade della metropoli varesina un concerto di luci sfiammanti dipinge l'oscurità. È già troppo tardi per rallentare, la serata è iniziata e poter entrare presto per godere del necessario ingresso ridotto è una priorità. Il ritardo aleggia sopra noi come una nuvola nera che minaccia funesta il nostro divertimento. Ma come diceva Henry Ford, la potenza è nulla senza controllo, perciò guidate sobrio. Ma no, stavolta ero serio, dai, dicevo seriamente, non era una battuta. We'll be right back.
discoteca, un mortorio, va? Tutti addormentati. Sveglia! Ah, questi non si svegliano, sono tutti strappati. Distributore delle sigarette. Cassa del DJ, bella sta discoteca, la musica del DJ, con una sigaretta. Il DJ, cosa vuoi tu? Una dai. Sigaretta. Quale sigaretta? Vai a lavorare, dai. Le ha finite tutte, ieri le ho offerte, la canzone, la e devo passare di qui. La musica, viva la figa. Anche oggi ci troviamo per una lezione. Buongiorno, mi scusi, ma che sta facendo? Stavo consultando questo antico manuale orientale. Dal titolo? Kama Sutra. Ah, Kama Sutra, un'opera dal titolo celebre, ma dal contenuto poco noto ai più dalle nostre parti, giusto? Esattamente. Allora lei, che è così esperta, potrebbe brevemente riassumerci il contenuto? Ma diciamo... che contiene una serie di modi, cioè di posizioni che iniziano con e finiscono con e poi non è neanche detto che si finisce. Beh, se si finisce meglio non troppo presto, perché Lei non l'ha letto questo libro? Ma diciamo che sono arrivata a pagina 10. La poetica le risulta in qualche modo complessa? È che stavo cercando di tradurre in modo semplice e accessibile il linguaggio di queste immagini per tutti gli ometti a casa, anche se molti di loro dovrebbero già sapere di cosa stiamo parlando e non farselo ripetere tutte le volte, perché sennò è normale che una girano... Professoressa, non perda il controllo. Stavo parlando delle situazioni di coppia in generale. Ma non è il suo caso, vero? No, 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 no. Lei non ha di questi problemi, vero? No, io no. Ma che fa? Piange? No, è che il libro mi commuove io. Ah, il libro l'ha commossa, che bello. Torni pure alle sue letture allora, prego. Ah, e non dimenticatevi la prossima puntata, è dedicata a quegli ometti un po' più pigri, dal titolo Le posizioni, sottotitolo Il plurale non è messo lì a casaccio, eh? Grazie professoressa. Arrivederci, grazie a lei Spicherotto. È commossa. Muévete, hijo de puta, te dico muévete que no tengo tiempo, entiende? La puta madre que te pareo, muévete, fuerza! Vamos! Buongiorno! Vamos. Buenos días, señor! Mi scusi, ma che state facendo? Estamos cortando la coca. Estamos? Cortando la coca. Ah, state tagliando la cocaina. Sì, señor, sì. E con cosa la tagliate? Ah, un poco de todo, tenemos que... Un po' di tutto? Sì, señor. Muévete, entiende o no entiende, la puta madre che te parió, cabrón. Una domanda! Ma quello che vediamo ora sul vostro tavolo è proprio la stessa sostanza che finirà nei tavolini di vetro delle discoteche di tutta Italia? Esatto, señor. E ai consumatori piace? Certamente, señor. Eppure non sanno quello che voi inserite al suo interno, non è vero? No, non lo sa, ben sorpresa, signor, sorpresa. Lo scopriranno a loro spese. Oh, spese e costa poco, costa poco. Ah, la vendete a prezzi favorevoli? Sì, signor. E i consumatori sono contenti? Certamente, signor. Sono spensierati? Esatto, signor. Muovete, muovete! Non intende nada, la puta madre. Ci sono problemi? No, no problema, signor. No problema. Siete spensierati anche voi? Sì, signor. Perché ne fate uso anche voi?
Sì, signor, un pochito, signor, un pochito. Ma non vi fa male? No, no, signor, no. E come siete? Feliz. Muy feliz, signor. Felici ma anche spensierati, giusto? Esatto, signor. Grazie. De nada. Te dico muévete, cabroncito. Vamos, que tenemos, no tenemos tiempo. Tú no entiendes, hijo de puta, tu madre e toda la tu familia. Hipocrisy.tv presenta Deadly Pranks, gli scherzi più bastardi della rete raccolti e montati uno dopo l'altro assolutamente senza nessuna logica in un unico programma. Deadly Pranks, il format più divertente, spumeggiante, esilarante, spumeggiante che abbiate mai visto, che raccoglie tutti gli scherzi più pericolosi al limite della legalità, dove spesso e volentieri il malcapitato non lo potrà raccontare ai nipoti. Avete mai sognato di ridere a crepapelle guardando scherzi idioti e di cattivissimo gusto per un'ora almeno? Prima non potevate, adesso potete grazie a Deadly Pranks! Gli scherzi più imbarazzanti, ignoranti, pericolanti, qualsiasi cosa che finisce con anti del web! Un solo letale programma! Candid Camera finite male, dolcetti o scherzetti col morto, sorpresine con infarti annessi, insomma Deadly Pranks! Possono guardarlo tutti, grandi e piccini, perché abbiamo zoomato l'immagine e il bollino non si vede più! Ribaltati dal divano insieme alla tua famiglia mentre guardi sconosciuti di cui non ti frega niente restarci secchi nel bel mezzo di scherzi mal riusciti, ma dove alla fine l'ironia vince. Sei preoccupato per la privacy dei soggetti o per la violazione dei diritti umani? Fatti una risata e non rompere i coglioni. Deadly Pranks, tutti i giorni pari, delle settimane dispari, dei mesi multipli di tre su Hipocrisy.tv. Forza, muovevole, camo a bustare, vogliono la partita dei cani o supermercato che tocca o sotto, o la canne, forza, camo a bustare, forza, muovevole. Buonasera! Ne... Minchia, la televisione. Oh, buonasera, mi scusasse, ma facciamo un po' con... Noi avevamo l'appuntamento a quest'ora per l'intervista, non so se lo ricordava. Ma vi ascoltate, perché... Buonasera! Fatto... Buonasera! Siamo in diretta. Ah, siamo in diretta. Buonasera a tutte, a casa, ciao a tutti. Ci può dire che cosa stavate facendo? Niente, ora stiamo preparando i tagli di carne per il supermercato, cassutta. Ah, state preparando i vari tagli di carne per le filiere dei supermercati di tutta Italia. Sì. Mi scusi, ma di che carne si tratta? Ah, niente, questo era uno cristiano che Nudu conosceva. Nudu cercava, perciò ce lo portavo qua. Ah, e Homo sapiens sapiens? Sì. Di prima qualità. Primissima. Mi scusi, ma cosa scriverete sulle confezioni che saranno in vendita nei frigoriferi dei supermercati? Scriviamo bovino scelto. Bovino scelto? Bovino scelto, sì. Mi scusi, ma la gente che mangia questa carne non ne riconosce la differenza dalla carne di manzo? Ah, gente, che da gente non sanno che duca si cala ne vive. Figuravano di mangiare, va, forza, fatte tutte sale, gente. Cioè, scusi, il consumatore medio non riconosce i vari tagli di carne. Ah, quando, ma fammi ridere, va, ha fatto girare veramente, ah, bello. Ma ne è proprio sicuro? Ma certo che sono sicuro, avanti, va. Quindi voi andate avanti tranquilli? È certo che andiamo, certo, forza. E a quali supermercati li vendete? A tutti, a quale mamma, forza. A tutti quanti? A tutti. Grazie. Prego. Forza, muovemone, caccevo, supermercato che aspetta, questo ristorante, forza. Ammanaccia scatola, forza. La vie, l'existence entière, l'essence du temps. La vie est vive pendant qu'elle nous regarde exister à l'arrière-plan. L'émanation de la beauté perçue nous injecte l'illusion d'être absolue et nous anesthésie de la torpeur de sentiments les plus lugubres funestes. Quand nous nous regardons dans les miroirs, nous ne nous voyons pas. Nous voyons les moments qui passent tomber sur le voile. L'impitoyable photocopie d'un monde perdu et l'inutile évolution de celle des gens mortes.
La beauté, on ne la trouve que couverte, cachée dans des cristaux. Et quand on pense de la connaître, nous sommes seulement en train de servir l'image de nous-mêmes. Le monde arrêtera son existence quand tu ne le regarderas plus. Questo film è bello, perché parla della vita. Una volta ho visto un film che parlava della vita e c'era il tipo che si chiamava Arturo, come te, e parlava della vita. Tutto il film parla della vita. Passa tutta la vita a parlare della vita e poi è morto. Ma te che dici? Ti piace sto film qua, eh? Ambrogio? No, a te non piace questo film, perché sto film fa cagare. Perché alla fine quello che penso io è che è una sigaretta. Cioè mica una sigaretta, cos'è che stai facendo lì? Cos'è? No, ma te non fumi. Quello lì è un libro, ma perché leggi che stai guardando il film? Cosa fai? Leggi il libro del film, Giorgio? Il film è più bello del libro, lo dicono tutti. Ha detto Jim Morrison. Comunque, io continuo a guardare il film se te leggi. Eccoci ancora una volta nel mondo incantato delle fiabe del nuovo millennio. Buonasera. Parla per te. Mi scusi, non si sente bene? Secondo te? Non saprei. Ha forse avuto dei problemi di digestione con qualche frutto avvelenato? Magari, questo è il Mac di ieri sera. Io lo sapevo che non dovevo prendere il pollo. Ha mangiato forse un fast food? È l'unica cosa aperta a fine serata. Una serata interessante? Ma che, pure l'ultimo dei nani, ma deluso. Ah, capisco. Lei cercava forse di verificare il famoso detto popolare che i nani siano i più forniti della virtù meno apparente. Così non è? Ma tu dove vivi? Nel mondo delle favole? Io no, e lei? Grazie. Buongiorno. Oggi Ipocrisi.tv vi propone un viaggio in quella splendida meraviglia della natura chiamata Provincia di Varese. Ci troviamo infatti un'oasi incontaminata dove sono presenti diverse specie protette. Il nostro paleontologo di fiducia, Pietro Marcellino, è qui per verificare l'antica connessione esistente tra l'uomo e gli antichi primati. Buongiorno Marcellino! Buongiorno! Lei è pronto per questo difficile compito? Sì, sono pronto. Un compito che richiede ampie conoscenze in campo scientifico, è così? È così. Lei è preparato? Sì. Ha studiato? Sì, sui libri. Quali libri in particolare? Sui libri della natura. Si ritiene sufficientemente preparato? Diciamo di sì. Bene. Allora cominci a guardarsi intorno alla ricerca di antiche specie che possono far luce sui misteri darwiniani. Vedo qualcosa muoversi alla sua destra, provi a girarsi. Sento camminare. Ma cosa succede, Marcellino? C'è un animale. Di che animale si tratta? Lo descriva. Un scimpanzé, tutto nero. Come tutto nero? Lo avvicinare e magari da mangiare. Lo avvicini molto delicatamente, provi ad accarezzarlo. È scappato. Che succede, Marcellino? Problemi? No, niente, tutto a posto. È solo spaventato. Le sue conoscenze scientifiche le sono servite a domare l'animale? No. Bene. Che cosa possiamo quindi dedurre sull'antica connessione esistente tra uomo e scimmia? Che proveniamo da loro. E? E niente, esistono davvero. Sono esistiti davvero. Da cosa possiamo dedurlo? Da come si è avvicinato ed è scappato tutto e ha avuto paura. Ma è sicuro di stare bene, Marcellino? Sì, tutto a posto, sì. Quindi possiamo dire che l'esperimento è riuscito? Sì, è riuscito. Molto bene!
Saluti a casa, Marcellino, e ci vediamo alla prossima. Arrivederci, alla prossima. Continui il suo viaggio nella natura. Certo. Sempre in nome della scienza. Ci proverò. Senza paura, Marcellino, vada, vada. Ciao. Ciao piccoli sorcini di periferia. Come state? Mi sono dimenticata di ringraziare un cane. Yaki, saluta. Ciao. Dimenticata. Mi sono di ringraziarvi tutti il milione di iscritti al canale. Grazie a tutti quanti. Però io l'unica cosa è che mi sono lo champagne bevuto ieri sera tutta da sola. Ma non preoccupatevi, farò sicuramente video ringraziarvi tutti, sicuro. Io invento. Questa la tagliamo. Stamattina svegliata da un po' strano, occhiaie che sembra tatuato, e idee migliori per video di notte. Non sono sicura questa notte. Comunque, quando svegliata, mentre tiravo santi spigoli a non finire, andata in bagno, ho trovato questo. Finito. Perché sei finito? Avevo bisogno. Perché? Avevo un alito, potevano fare alcol test wireless. Ma alla disperazione segue l'idea geniale. Andata in cucina. Trovato. Wasabe rubata al ristorante qua sotto. Quando mettono a fare l'inchino, arigato. Io pregato. Non potete capire. Sensazione. Freschezza. Gola incredibile. L'unica cosa. Problemi. A pranzo tutto quello che mangiavo sapeva di Dixan con punta di piccante. Ma però una scoperta ha cambiato la vita. Davvero consiglio wasabi per tutti. Via. Ritornando seri, oggi che questo video dovevo fare per forza oggi, io non sapevo di cosa parlare e mi sono messa a orovistato in mezzo alle cose. Ho trovato questo. Non so se si vede. Inizio a guardare, ho detto, cosa serve? Non lo so perché è così colorato, pagine bianche. Pensavo un po' lo Swiffer, no? Multistrato. E invece scoperta meravigliosa. Preso questa, la rifacciamo. Uso per fotografi, fans, cose del genere. Guardate un po'. Scrive, scrive, scrive. Meraviglioso. Riempirci poi tutto, riempirci pagine. C'è più dei 160 caratteri Twitter. Cioè, capito? Bellissima. L'unica cosa difficile sono da trovare nei negozi di antiquariato. Difficile, però ne vale veramente la pena. E la penna. Non ho capito come condividere le informazioni. Tipo codice, caricare, capito. Non ho. Però lo scoprirò, farò video, farò sapere tutto quanto. Vabbè, che cosa faccio? Penso mi cimenterò a scrivere copione. Molto retro, youtuber, alcuni lo fanno. Inutili, scrivere battute. Che cagata. Però, chi lo sa? Voi comunque continuate a mettere like, commenti, mi piace alla mia pagina, tutto quanto. Ma sì, a caso. Ovunque, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non so come chiudere. Non so come chiudere. Come cazzo chiudo sto video? Che brutto essere una youtuber. Odio questo lavoro. Hipocrisy è sempre in prima linea sul sociale. Questa sera parliamo di giovani e di nuove tendenze. Abbiamo con noi un giovane moderno che ha accettato di essere intervistato. Buonasera! Mi scusi, ma che cos'è quel curioso oggetto che tiene in mano? Pistola. Ah, è un oggetto di tendenza. Ah, e che uso ne fa? Pum pum pum. Ah, curioso, l'ha visto forse in qualche film, magari di produzione a stelle strisce? Pum. Pum. Chiarissimo. Mi scusi, però lei che cosa ne pensa del traffico internazionale di armi che nell'ultimo quinquennio è cresciuto del 16% e l'Italia è nella top 10 dei paesi esportatori? Beh, mi sembra che l'opinione al riguardo sia chiarissima. Quindi la cosa non la preoccupa. L'importante è sempre fare tendenza, giusto? Perfetto! Vuole fare un saluto ai telespettatori? Pum, pum, pum. Grazie! Anche oggi ci troviamo nella casa di un giovane che ha trovato lavoro solo con l'uso del suo computer. Buonasera! Non ho tempo per salutare, devo aggiornare tutto, qua mi manca Facebook, devo aggiornare Twitter. Si ricordi che lei ha firmato una liberatoria per l'intervista? Noi mica la paghiamo per partecipare alla nostra trasmissione. No, non mi pagate, anzi mi avete chiesto i soldi a me. Ricominciamo. Chi è? Buonasera! Buonasera.
Lei sta lavorando? Sempre, sempre, io lavoro sempre, tutto il tempo, tutto il tempo. E cosa sta facendo? Forza, aggiorno tutto, sempre, tutto aggiorno, devo aggiornare. In continuo? Qui, di continuo, sempre, sempre, non mi fermo mai. Non si ferma mai? Non mi fermo mai, mai, non mi fermo mai. Non dormo da 38 giorni, 5 ore, 6 minuti e qualche centesimo di secondo di morte. Mannaggia. Ma, mi scusi, non mangia mai? Non mangio, ma certo che mangio, guarda quanto mangio, guarda, questo è mangiare, mangiare sintetico. Almeno la fa dimagrire. Nuova tecnologia, questo mi fa dimagrire, buonissimo, mi tiene in forma. Ma le piace? Andiamo, buonissimo, questo è buonissimo. Ciao, sapore buonissimo, andiamo. Che succede? Un problema al computer. C'è la gara, andiamo. La gara? Andiamo, sì, andiamo, metti la prima. Questo è il nuovo gioco Auto Clandestine 2. È uscito online su tutte le piattaforme a gennaio 2015. Ah, e lei gareggia? Certo che gareggio, questa è una gara da 35 crediti, vale. Mi scusi, ma i profili? Andiamo, prossimo aggiornamento tra 20 minuti, 20 secondi e 20 centesimi, andiamo. Ah, sempre 20? Sì, sì, sempre 20. E come mai? Così me lo ricordo! Ah, forza, grazie! Forza, prego, forza che ti ti supero. Ah, pezzo di merda, ti ho superato. Mi scusi ancora? Sta vincendo? Vinco, vinco, certo che vinco. Adesso metto il nos. Grazie! Metto il nos e li brucio tutti. Vai! Vinco, vinco, primo. Andiamo. Franco, dove sei? Dove sono finito? Ci eravamo mangiati una pizza. Franco, mi manchi. Ma cazzo è? Informazione di servizio. Il treno delle ore 8:39, proveniente da Varese e diretto a Milano Porta Garibaldi, arriverà con 230 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il piccolo disagio e vi consigliamo di fare l'autostop. Minchia, non passa più sto treno. Io da ieri che aspetto. Tu è tanto che aspetti? C'è l'orologio per caso, sai l'ora? Ah, non ce l'hai. A me l'hanno fregato l'ultima volta che ho preso il passante. È stato un po'... viaggio interessante perché tra l'altro era quello delle 6. Eravamo finiti i posti a sedere, finiti pure quelli in piedi e mi hanno messo nella stiva macchine, quella con gli ingranaggi. Beh, insomma, un viaggio interessante. Poi tra l'altro ha anche sbagliato strada, questo, dobbiamo andare a Varese e è finita Magenta. Deve essere sbagliato un paio di chilometri, può capitare. Cioè, l'ultima volta che è arrivato in orario, non lo ricordo neanche, è stato tipo due settimane fa, era in anticipo addirittura. Eravamo in anticipo, però ha fermato la stradale. Ho messo proprio la luce dell'autovelox, no? Il flash. Fermato eccesso di velocità, sono 180 euro di multa e 6 punti dalla patente al conducente, al capotreno, no? E poi tra l'altro era pure scaduta la patente, quindi l'hanno preso, l'hanno portato in caserma, ha guidato il controllore, capito?
Ho fatto anche io i suoi 16-17 ore di ritardo, ma vabbè, dai, ci sta, fino. Chi è che non ha mai preso una multa? Cioè, guarda, io ho preso l'altro giorno che non ho timbrato il biglietto perché è stazione, no? Tutte le macchinette guaste. E allora, ragazzo, vado sul treno, o appena salgo sul treno mi ferma il controllore, mi dice: ma lei doveva andare subito dal capotreno. Ho detto: cazzo, non c'è il capotreno, perché era rimasta in stazione, no? A controllare le macchinette per vedere se le aggiustava, ha perso il treno pure lui, giustamente, capito? Sono cose. Informazione di servizio. Il treno delle ore indicative 8:39, proveniente da Varese e diretto a Milano Porta Garibaldi, oggi non effettuerà servizio. Domani non si sa e il futuro è sempre un'incognita. Sentito, José, non... forse non arriva. Te. Ah, beh, potrebbe arrivare, perché comunque, dai, l'ultima volta che mi è capitato che è stato una settimana di ritardo, è sceso il capotreno, gli ho chiesto spiegazioni, mi ha detto che secondo lui, per la relatività einsteiniana, capito, il tempo dentro il treno e fuori dal treno passa diversamente, capito? E quindi non si è accorto. Sono cose, cioè, capito, questa è la fisica, sono casi della vita. Però guarda, alla fine te la dico io come la penso. È come dice un mio amico, sto mio amico che perde sempre il cambio a Garibaldi. Io non ci credo nelle coincidenze. Aspettiamo.